Buongiorno, buongiorno, mi fa molto piacere vedervi perché sento sempre parlare di voi dal mio ingegner Pasotto, dico mio perché è veramente mio, ingegner Pasotto che come sapete è il mobility manager d'area e che segue tutti i vostri lavori e le vostre attività. Quindi mi fa piacere avere un'occasione in cui ci vediamo dal vivo. Naturalmente l'ingegner Pasotto mi racconta sempre, mi descrive insomma tutte le attività che sono in corso, però un momento di riflessione e di scambio dal vivo collegiale mi sembra sempre molto molto utile. La prima considerazione che voglio fare è, come sapete, i mobility manager, uomini e donne, sono una rete importante, sono un'antenna preziosa tra gli strumenti utili per governare la mobilità, che naturalmente, come sapete, è la fatica, se non l'ossessione, di tutte le grandi e medie, ma anche le piccole, perché il problema della mobilità insostenibile è un problema che attanaglia tutte le città, per cui sono certa che voi conosciate bene l'importanza del ruolo di chi è un'antenna nelle aziende o nei luoghi di lavoro per indirizzare, orientare, sostenere una riconversione della mobilità. Un'altra considerazione che voglio condividere con voi e che aumenta naturalmente la vostra, le vostre attività e anche come un elemento importante, prezioso, è il fatto purtroppo che nel campo della mobilità abbiamo pochi dati, cioè come si spostano le persone, uomini e donne, davvero tutti i giorni, peraltro un dato che cambia continuamente perché noi stessi facciamo tante cose diverse e sapete anche dai dati ISFOR che la mobilità casa-lavoro ormai è un terzo della mobilità, poi c'è un terzo di mobilità cura, chiamiamola così in senso lato, e poi c'è un terzo di mobilità divertimento, quindi il mondo che cambia fa anche cambiare naturalmente le nostre esigenze e i nostri spostamenti. Ebbene, voi sapete che nel campo della mobilità abbiamo dei dati sul trasporto collettivo perché ci sono degli AVM che vengono monitorati, abbiamo dei dati sulla sharing mobility, anzi direi che in questo momento la sharing mobility è il sogno di ogni pianificatore perché di quella noi sappiamo tutto, abbiamo un cruscotto con cui vediamo perché c'è un trasponder, c'è un sistema su ogni veicolo in sharing, sappiamo esattamente dov'è, che spostamento fa, a che ora della giornata, della settimana, e questo ci dà anche delle indicazioni importanti su come orientare, diciamo, l'offerta in relazione alla domanda. Io spendo due parole per sintetizzare la giornata dei lavori, quali sono i nostri obiettivi. Il primo è descrivervi la procedura per l'accesso ai fondi incentivanti per l'acquisto di titoli Metrobus. Ne abbiamo parlato per molto tempo, ora abbiamo attivato un accordo operativo con ATAC e quindi vi parleremo in primo luogo di questa grande novità che sarà una spinta importante per rendere sempre più appetibile il trasporto pubblico. Parlando di trasporto pubblico racconteremo anche quelle che sono le utilità connesse con l'acquisto dell'abbonamento, quindi share mobility dolce e non solo, anche ovviamente altre opportunità che approfondiremo come l'utilizzo delle bike box. Dando qualche flash pure sull'importanza dello smart working e la giornata di oggi ne è uno splendido esempio. C'è traffico, ci sono problemi per raggiungere la sede, questa bellissima sede, e abbiamo la diretta streaming, quindi anche per questi eventi diamo la possibilità di azzerare lo spostamento se non è del tutto necessario. Perché purtroppo
non per colpa nostra e del nostro ritardo, ma l'assessore si deve fiondare in consiglio comunale, ma appena chiamato si scusa moltissimo e mi ha incaricato di fare io appunto invece la brava presentatrice e di assegnarvi i premi. Vi assicuro, magari in una prossima occasione strutturiamo meglio questa settimana europea della mobilità. L'assessore sta frullando dappertutto perché ci sono molte iniziative, strade scolastiche, sicurezza stradale. Oggi prima era Massimina, dove si sta sperimentando questo nuovo servizio di bus a chiamata, era lì col sindaco, quindi insomma è chiaro, lavoriamo tutto l'anno, però nella settimana si concentrano molte attività. E, allora, ci sono tre tipologie di premi. Ci sono le aziende che hanno percorso più chilometri con la mobilità attiva, sì. Ok? Ecco. Quindi che sul piano ambientale sono quelli che hanno pesato di più, perché naturalmente. Poi c'è una seconda tipologia che sono i dipendenti e le dipendenti, mi raccomando, coinvolti, e quindi il numero di persone che in qualche modo è stato coinvolto insomma a vario titolo. Poi c'è un terzo premio, lo chiamerei di consolazione, se si può dire così, non è vero, è molto interessante, un riconoscimento alle aziende che sono state più attive con iniziative per promuovere questa giornata del Bike to Work. Ho detto bene?